Però ragazzi, in questo momento veramente ogni minimo errore lo paghi. In questo momento ogni più piccolo errore rischi di pagarlo. Non c'è più spazio per le giustificazioni, non c'è più spazio per i dai, vediamo cosa succede. Adesso bisogna essere concreti. E se c'è un'occasione di far gol in tutto il primo tempo, una singola, bisogna fare gol. Perché c'è caso che non ti torni. Ecco, vedi? È l'Udinese in vantaggio. Io non ho parole. Io non ho parole. È quello che vi dicevo, eh. Esattamente quello che vi dicevo. Non c'è più spazio. Non c'è più spazio per le giustificazioni, ragazzi. Non c'è più spazio. No, veramente. Ma guarda che gol che abbiamo preso. Siamo vergognosi. Siamo vergognosi. Non guardiamo niente. Protestiamo. Siamo vergognosi. Siamo vergognosi. Chi è che mi chiama dalla Tunisia? Allora ragazzi, oggi andiamo un po' a chiacchierare di quella che è stata Udinese-Juventus e oserei definire una partita brutta. Abbiamo parlato ieri sera nel video caldo che è andato molto bene, abbiamo raggiunto e superato i 3000 like come richiesto e quindi ne sono assolutamente fierissimo, perché se non è la Juve a darci certa soddisfazione, almeno siete voi dall'altra parte a tenermi compagnia e a darmi la forza di continuare ad analizzare certe partite che in questo momento sono di una bruttezza rara. Rarissima, quindi proviamoci ancora, cerchiamo di raggiungere ancora quella cifra lì, perché oggi facciamo le pagelle e le facciamo in un modo diverso, perché prima di iniziare veramente le pagelle voglio darvi un'idea di quella che è stata Udinese-Juventus, di quello che è il momento della Juve, forse la stagione della Juve, e sicuramente delle colpe che ha la squadra, perché il gol che prendiamo ieri, il gol dell'1-0 di Molina sulla giocata su punizione di De Paul, non è colpa di Pirlo. Hai voglia sempre a individuare Pirlo come colpevole. Quel gol lì, quello che hai subito, non è colpa di Pirlo. Quello lì è colpa dei giocatori. Dei giocatori e basta. E questa è un'immagine emblematica. Mi sono guardato gli highlights del canale della Serie A, ufficiale, no? E, tanto bravissimi, perché sono riusciti a fare 4 minuti di video, non so come sia stato possibile, dato che non ci sono state praticamente azioni da una parte né dall'altra. Ma vi metto qualche screen preso proprio da lì. Infatti, come vedrete, ci sarà il logo della Serie A in basso a sinistra. Questo è il gol che prendiamo. Questa è la preparazione, no? Che facciamo alla punizione di De Paul. E per darvi l'idea di chi è il colpevole per il gol preso, contateli: Ronaldo, Cuadrado, Dybala e McKennie che parano con l'arbitro, Danilo, Bentancur, Bonucci, De Ligt, Alessandro, Bernardeschi e Szczęsny. Ci sono tutti e 11. Tutti e 11. E guardate qua, nessuno sta guardando il pallone. Nessuno sta guardando il pallone e nessuno sta guardando Molina se non De Ligt. De Ligt sembra l'unico ad avere lo sguardo indirizzato verso l'uomo solo. E questo è il momento in cui ancora De Paul ha il pallone in mano e sta per battere la punizione. Questo è il momento in cui la batte. È emblematica. Ronaldo sta continuando a guardare per terra. Cuadrado si stava allacciando le scarpe e quindi deve tirarsi su con una scarpina ancora da allacciare. Danilo sta guardando Cuadrado. Bentancur sta guardando Danilo che guarda Cuadrado. Bernardeschi, non lo so, sta guardando un giocatore dell'Udinese che non ha il pallone, che è dietro disinteressato. Dybala e McKennie si accorgono della follia che stiamo facendo, della bellissima giocata di De Paul. Dybala sta fermo, immobile. McKennie prova a scattare inutilmente. Bonucci sta dicendo: ragazzi, ma scusate un attimo, ma avete capito cosa sta succedendo? De Ligt sta continuando a guardare il giocatore dell'Udinese. Ripeto, De Ligt era l'unico che guardava. Ed è emblematico come Bernardeschi e Alessandro, che sono quelli della fascia sinistra, quelli che dovevano essere lì a marcare Molina, sono ancora spalle al pallone, non si sono ancora resi conto della giocata e Szczęsny sta ancora urlando. Cioè, è follia. È follia. Questa non può essere colpa di Pirlo, questa è palesemente colpa di tutti,
tutti i giocatori, e a maggior ragione Bernardeschi e Alexandro, sono imperdonabili. Perché mentre l'Udinese ha già battuto la punizione e tutti i giocatori della Juve se ne sono accorti, gli unici due che dovevano accorgersene perché dovevano marcare sono spalle alla porta. Poi è troppo tardi, quindi ci si prova in qualche modo. Bonucci prova a fare Alexandro, Alexandro è dietro Bonucci addirittura, Bernardeschi se ne è accorto adesso, mentre c'è già McKenny in area che sta andando a fare quello che doveva fare Bernardeschi in origine. Dybala, Ronaldo, Cuadrado possono farci poco perché sono troppo lontani, e Szczęsny si prepara. Poi Szczęsny prende addirittura un gol che probabilmente si poteva evitare di prendere. La palla gli passa vicinissima, non ha la forza, la prontezza di riflessi, la preparazione necessaria per via della Juventus che non ci mette del suo in precedenza, non lo so. Però, ripeto, io non sono un portiere e tutte le volte che giudico gli interventi di un portiere faccio un po' fatica. Ma questo gol probabilmente si poteva non prendere, al di là della preparazione della Juventus tremenda, forse anche per quello che è stato effettivamente il tiro. Non lo so, mi viene a dire così. Però lascio anche a voi la parola, fatemi sapere come la pensate. E quindi, come faccio io a mettermi qua a fare le pagelle? Cioè, un'ingenuità di questo tipo, in un momento in cui si rischia di non andare in Champions, in un momento in cui gli altri stanno festeggiando uno scudetto che è stato tuo per 9 anni, in un momento in cui, per grazia divina, Napoli e Atalanta hanno pareggiato e sono quelle sulle quali devi fare la lotta, l'inseguimento, e il Milan ieri ha vinto, quindi ha allungato, che era quella davvero su cui fare la lotta, tu hai l'opportunità di fare qualcosa di inaspettato, perché veramente è stato un miracolo divino, e questo è l'approccio. E non è solo questo, perché dici, vabbè, abbiamo preso il gol, però abbiamo fatto una partita eccezionale, bellissima, nella quale abbiamo sputato sangue. No, siamo stati in difficoltà per tutta la partita, sterili per tutta la partita, come al solito. Io faccio fatica a ricordarmi delle vere e proprie azioni da gol della Juventus. Il tiro di McKennie di testa, che esce, non becca neanche la porta, quindi considerarla clamorosa occasione. Sì, è clamorosa tanto quanto l'errore di McKennie, praticamente a porta vuota, in volo d'angelo. I tiri di Dybala e di Ronaldo da fuori area, che chissà che cosa. Un numero doppio, numero di De Ligt, dove prova a tirare e poi crossare, in cui ci mostra dei mezzi tecnici magnifici. E poi l'episodio del calcio di rigore, perché De Paul, dopo una partita splendida, decide di sacrificare l'Udinese a Cristiano Ronaldo. Oh, De Paul ci ha fatto impazzire sia l'anno scorso a Udine che quest'anno a Udine. Tutte e due le volte ci ha fatto vedere che ci mangia in testa a livello tecnico. Due spicci su De Paul si possono buttare, eh? Due spicci su De Paul, che in questo momento sarebbe una boccata d'ossigeno nel nostro centrocampo, una luce in mezzo all'oscurità di quelle incredibili. E poi il cross di Rabiot, pennellato alla perfezione per Cristiano Ronaldo. Queste sono le occasioni che abbiamo creato, Non ci sono le occasioni incredibili, ci sono tutte le occasioni che abbiamo creato, sono state queste qua. Purtroppo, poi magari me ne dimentico qualcuna. A memoria mi vengono in mente queste. Ripeto, Szczęsny, secondo me ci sta anche il 5,5. 5? Tra il 5 e il 5,5. Perché abbiamo preso un gol che secondo me, al di là della... Mamma mia, non fatemi ripensare a quello che è successo. Anche lui un po' di colpa ce l'ha. Però ripeto, io faccio fatica a giudicare i portieri, quindi chiedo ai portieri di giudicare i portieri. Aspetto i commenti qui sotto in descrizione. Nei commenti, non in descrizione, come al solito. Danilo non stava benissimo, era rimasto fuori con la Fiorentina. Oggi gioca, non gioca Chiesa, che invece non ha recuperato. Però non fa la prestazione da Danilo. È una delle poche prestazioni negative, mi viene a dire, di Danilo. Anche lui tra il 5 e il 5,5. I voti sono quelli lì. Compitino e nemmeno chissà qual tipo di compitino. Poca spinta, poca impostazione, quello che quest'anno ci ha sempre fatto vedere. Ieri non ce l'ha messo, quindi insufficiente anche Danilo. Bonucci ha sofferto terribilmente. O caca, non Lukaku, non Lewandowski, non Benzema, Stefano Okakaciuca, con tutto rispetto per Stefano Okakaciuca. Ma Bonucci ha ballato per tutto il tempo marcandolo a uomo, non ci riusciva. Mi viene in mente un'altra occasione dell'Udinese dove Okaka ci mette il fisico, Bonucci non riesce mai a vedere il pallone e poi il 22 dell'Udinese va a concludere perché anche De Ligt buca l'intervento.
la fotocopia perfetta della partita. Noi che non riusciamo nemmeno a tenere le distanze, a tenere le misure su il loro centravanti, che gioca spalle alla porta tutta la partita. Io non ho mai visto Okaka girato verso il portiere, però crea quelle occasioni che sono oro per una squadra come l'Udinese, che gioca in ripartenza e palla lunga all'attaccante che la deve difendere e deve far salire la squadra. E noi non siamo stati in grado di capire questa cosa, perché ieri l'Udinese probabilmente meritava il pareggio, la vittoria, quello che volete, perché noi meritavamo poco ieri, ma non ha fatto questa grande partita. L'Udinese fa quel gol lì perché ci siamo addormentati, poi un altro paio di occasioni, una importante, una no, basta. L'Udinese, lo diceva Romeo Agresti, ha fatto una partita molto scolastica e noi non siamo stati in grado di capire la partita scolastica dell'Udinese e di spaccare quella partita scolastica. Quindi Bonucci, anche lui, secondo me è da 5 anche lui, e probabilmente da 5 e mezzo d'élite, che anche lì non fa la partita più grande del secolo, però ci prova, è uno di quelli che, l'unico che guarda, l'unico uomo smarcato, per farvi capire la differenza di mentalità tra d'élite e tutti gli altri, no? Per farvi capire di un giocatore che gioca in una posizione delicata del campo, che è sempre attento a tutto. Peccato che non ci sia arrivato lui, perché era davvero l'unico che aveva visto, per un difensore centrale sa che il pericolo è in mezzo, quindi è rimasto lì. Poi la diagonale l'ha fatta Bonucci perché era verso sinistra, e poi ci sono stati appunto quei due interventi in area del vero avversario, dove fa un tiro, un cross, mette a disposizione tutto il suo bagaglio tecnico, secondo me tra il 5 e mezzo, forse anche 6, forse 6 ad elite si può dare in realtà, e credo che sia l'unico sufficiente alla panchina della difesa, perché poi c'è Alexandro, cioè l'abbiamo visto, e poi non spinge e non attacca e non difende, e quando difende lo fa spalle alla porta, spalle all'azione pericolosa. Signori, ancora una volta un disastro. Io ho visto delle testate giornalistiche dare 6 ad Alexandro. Ma com'è possibile dare 6 ad Alexandro dopo un gol che abbiamo preso con la fascia sinistra che non guarda, si disinteressa completamente di pallone e giocatore da marcare? Volete dare la colpa a Pirlo perché non l'ha detto alla panchina? Diamo la colpa a Pirlo perché non l'ha detto alla panchina. Ma qua sono i giocatori. Cioè, qua stiamo parlando di professionisti che delle situazioni di questo tipo le vedono quotidianamente da 5, 10, 15, 20 anni a questa parte, e ancora rimaniamo a girare le spalle al pericolo e al pallone e all'uomo che dobbiamo marcare. Io la trovo una cosa tremenda. Questa è la fotografia perfetta di quello che in questo momento è Alexandro. Una partita buona, quella col Parma, dove fa doppietta, ma tutte le altre sono abbastanza incolore quest'anno. E forse anche l'anno scorso aveva iniziato a farci vedere, forse anche l'anno prima aveva iniziato a farci vedere, quest'anno io non riesco a trovare dei motivi per confermare Alexandro per un'altra stagione. Quindi questo è. E poi c'è Cuadrado, che gioca alto, di solito è il nostro unico schema, che ieri è forse uno di quelli che ha corso di più, però ieri poca tecnica, pochi uno contro uno, poche superiorità numeriche create, e poco anche per Cuadrado ieri. Se già noi siamo poco, e quel poco non ce lo mette neppure Cuadrado, 5-5 e mezzo anche lui, ragazzi, i voti sono questi qua. Poi entra Felix Correa al posto di Cuadrado all'ultimo, qua due palle grosse di Pirlo, non ho capito esattamente il perché, forse Cuadrado non stava bene, era stanco, non lo so. E diceva bene Davo nel suo video, quando entra Felix Correa a gamba, cosa che noi in questo momento non abbiamo più, e mi sembra un déjà vu, mi sembra di tornare all'ultima Juve di Sarri a fine anno, all'ultima Juve di Allegri a fine anno, perché noi a fine anno non ne abbiamo mai più, mai, a livello di testa, a livello di gamba, a livello di motivazione, non ne abbiamo mai, e abbiamo sempre qualcosa da giocarci, tranne l'ultimo anno di Allegri che avevamo già concluso, avevamo vinto lo scudetto a inizio anno praticamente, ed eravamo usciti dalla Champions, con Sarri avevi da recuperare contro il Lione, quest'anno è da conquistare la Champions e la finale di Coppa Italia, però sembra che stiamo giocando per niente, stiamo giocando per divertirci, e non andiamo, non corriamo, e davvero invece Felix Correa, che entra, fa il debutto in prima squadra, sembra avere un giro diverso nelle gambe, quindi non lo so. Bentancur e McKennie, ragazzi, ieri sembrava di giocare senza centrocampo, cioè il centrocampo dell'Udinese ci faceva il torello, ragazzi, ci facevano il torello, ci facevano vedere che tecnicamente erano più bravi loro. Il centrocampo dell'Udinese è più tecnico del centrocampo della Juventus. Ieri male, ma male. Tutti e due, secondo me, sono da 5 entrambi. Poi entra Rabiot, per fortuna, sentite cosa mi tocca dire, per fortuna entra Rabiot, che secondo me è in assoluto il migliore in campo, più di Cristiano Ronaldo. Voto pressappoco identico,
però Cristiano Ronaldo fa una prima parte di partita tremenda e Rabiot invece entra all'86esimo e poi noi facciamo il gol del 2-1 finale vittorioso proprio per un suo bellissimo cross, una sua bellissima pennellata. Come fai a non dar migliore in campo a Rabiot, che praticamente tocca un pallone, quel pallone, quello della vittoria. Quindi secondo me Rabiot da 7,5, perché fa una giocata e la fa bene, bene o male, non presso poco. Poi c'è Bernardeschi. Santa Vergine Maria, abbi pietà di me che parlo di Bernardeschi. Non voglio dire niente, davvero non voglio dire niente, perché oltre all'errore sul gol che abbiamo già visto, pubblicato anche sui social, ha fatto una roba peggio di Sturaro. E che poi qua siamo, veramente stiamo parlando del punto più basso, ma per tutto il resto della partita mai un dribbling, mai un passaggio filtrante, mai creato superiorità numerica. Non lo so. Pensare che doveva giocare Chiesa invece ha giocato Bernardeschi, sembra che non possa fare nemmeno la riserva di Chiesa in questo momento. Vabbè che in questo momento tutti male, eh? In questo momento tutti male, quindi non accaniamoci su Bernardeschi. Però prestazione di ieri di Bernardeschi, non lo so, il voto mi rifiuto di darglielo. Mi rifiuto di valutare una prestazione tremenda. Una prestazione sciagurata. Voto sciagura. Questo è il voto che gli do ieri. Kulusevski entra, come sempre ragazzi, dovrebbe essere la freccia in più nell'arco di Pirlo, quel giocatore che ti entra e ti spacca la partita e non mi incide ancora una volta, non mi incide. Dejan, prossimo anno però ti voglio vedere mangiare l'erba, perché l'investimento è stato ottimo, tu hai la possibilità di aver fatto una prima stagione alla Juventus, già la stagione alla Juventus è disastrata anche da quelli da cui ci si aspetta per forza di cose tanto. Figurati da un 2000 che è il primo anno alla Juventus. Ma l'anno prossimo, sperando che la Juve possa uscire da questo tunnel, ti voglio veramente vedere impattare sulle partite, cosa che quest'anno non c'è stata. Quindi 5-5,5 pure a lui. Come 5-5,5 pure a Morata, perché non è stato impattante, non è stato determinante. Non me lo ricordo neanche. Se mi chiedete, ma cosa ha fatto Morata? Luca, cosa ha fatto Morata quando è entrato? Vi giuro, non mi viene in mente nulla. Cioè, il vuoto più totale. Mi viene in mente niente. Poi c'è Dybala, che poverino, poveraccio Paulino Dybala, l'hanno tolto ancora. In quel momento lì, quando l'hanno tolto, ci siamo guardati, eravamo in live e abbiamo detto: ma in questo momento in cui siamo sotto, ha senso mettere Morata, ma non ha senso togliere uno tra Dybala e Ronaldo, perché nel momento in cui tu sei sotto e devi recuperare, tienili tutti i giocatori offensivi. E se proprio devi toglierne uno, questa volta togli Ronaldo. Lo ripeto ancora una volta, perché non è che cambi idea in base a quello che succede. Ma io li avrei tenuti tutti. Perché se no non mettiamo dentro tutte le nostre armi, se non mettiamo tre attaccanti quando perdiamo 1-0 in casa dell'Udinese, con per forza da conquistare tre punti, quando è che li mettiamo i tre attaccanti? Quando mai? Cosa dobbiamo salvare? L'equilibrio? Che equilibrio, che non abbiamo equilibrio quest'anno? Non è vero, me lo rimangio, non è quest'anno. In questa seconda parte di stagione, in questa parte finale di stagione. Allora quando è che li mettiamo i tre attaccanti? Poi io non sono un allenatore. Pirlo sì, avrà avuto le sue idee, le sue motivazioni, e col senno di poi l'ha vinta, quindi bravo, complimenti. Però a me sembra sempre che si voglia cercare di preservare un qualcosa che in questo momento neppure c'è. E ancora una volta, se prendiamo le prestazioni di Dybala e Ronaldo fino alla sostituzione di Dybala, Dybala non ha fatto la partita della vita, ma ha fatto leggermente meglio di Cristiano Ronaldo. Andava a prendere palla, la cercava, la smistava. Leggermente meglio di Cristiano Ronaldo, Poi Cristiano Ronaldo è un giocatore incredibile, che appena ha la possibilità di avere mezza palla 9 volte su 10, 8 volte su 10, 7 volte su 10, date la percentuale che volete voi, lui fa gol. E l'abbiamo visto, e questo è Cristiano Ronaldo, e per questo tante volte ci siamo trovati a dire che è un giocatore troppo forte. Mi è capitato di leggere nei commenti qualcuno che mi diceva: adesso non dici più che è un bidone, non dici più che è una pippa, sei un bel ipocrita. Ma io? Ma però ragazzi, allora, adesso intendiamoci. Se tutte le volte mi si deve mettere in bocca parole che non ho mai detto, perché la settimana fa mi si sputava merda addosso perché dicevo che
la Juventus è Cristiano Ronaldo e oltre Cristiano Ronaldo non c'è niente. Adesso che Ronaldo fa 2 gol, mi si mette in bocca che gli ho detto che è una pippa? Ma quando mai gli ho detto che Ronaldo è una pippa? Per l'amor del Signore, trovatemi il momento esatto in cui almeno una volta nella vita ho detto Ronaldo bidone e Ronaldo pippa. Trovatemela. Per cortesia, trovatemela. Sono qua, sono curioso, voglio vedere. Sono qua. Vi aspetto. Pirlo fa la formazione che doveva fare, probabilmente, però a questo punto non è più un discorso di formazione, l'abbiamo visto, un discorso di testa, puramente di testa. L'unica cosa davvero che è quella gestione dei cambi, dei momenti della partita, della volontà di provare almeno a spingere qualcosa. Poi la porta a casa, abbiamo detto, da qui alla fine del campionato, prestazioni, frega niente, mi interessano i risultati. Il risultato l'ha portato a casa. E quindi bravo Pirlo che questo ci serve.